Benvenuti alla celebrazione del Vesak, maggio 2023. Iniziamo subito con questa bellissima celebrazione che ci riporta nella valle del Vesak. Ed iniziamo con l'allineamento. Uniamo con un filo di luce il cuore, la mente e l'anima. Identifichiamoci con il gruppo ed estendiamo l'identificazione ai fratelli di tutto il mondo che meditano con noi. Facciamo un saluto ai maestri di saggezza e salutiamo in particolare il Cristo, punto d'amore nel cuore di Dio. Salutiamo il suo grande fratello, il Buddha, punto di luce nella mente di Dio. Consacriamo con questa affermazione la nostra partecipazione. Sono uno con i miei fratelli. Tutto ciò che io possiedo è loro. Possa l'amore che è nella mia anima riversarsi su di loro. Possa la forza che è in me elevarli ed aiutarli. Possano i pensieri creati dalla mia anima raggiungerli ed incoraggiarli. I figli degli uomini sono uno e Dio sono uno con essi. Noi vogliamo amare, non odiare. Vogliamo servire e non esigere il servizio che è dovuto. Ora passiamo alla fase della vera e propria meditazione e visualizziamo in questa semplice ma sentita cerimonia la valle del Vesak. È una valle di forma oblunga situata nell'Himalaya e circondata da alte montagne coperte di alberi. Verso nord-est la valle si stringe e vi si possono notare una roccia piatta, bianca, ed un piccolo torrente che sparisce poco lontano in un chiaro lago blu. Una massa di persone vestite di bianco occupano la parte sud, sedendo in un profondo silenzio e preghiera. Noi prendiamo posto accanto a queste, di fronte alla roccia, verso il lato nord, cominciano ad apparire i primi maestri, poi i grandi esseri nel loro corpo eterico formano tre cerchi concentrici e cominciano a cantare. Primo cerchio, secondo cerchio e terzo cerchio concentrico. Il ritmo del canto materializza sempre più le loro figure e a un certo punto comincia a distinguersi nel loro centro la figura del Cristo.
Dunque il Cristo è al centro dei tre cerchi concentrici. Ed ora i tre cerchi cambiano la loro forma, divenendo un unico cerchio diviso da una croce, nel cui centro viene a trovarsi il Cristo. Il canto continua e gioia, pace e benedizione scendono sulla folla. Si forma adesso il triangolo dentro il cerchio, il cui apice è occupato dal Cristo. Sull'altare vi è una coppa di cristallo con ornamenti dorati e varie ghirlande di fiori di loto. I maestri a questo punto formano tre ovali intersecantisi al centro di un triangolo il cui apice è il Cristo. Gli ovali si trasformano nella stella a sei punte. Sempre il Cristo nel vertice superiore. Infine viene formata la stella a cinque punte o pentalfa, il cui vertice è sempre occupato dal Cristo, che alla sua destra il Manu, il grande legislatore indiano Vaivasvata, e dalla sua sinistra il Mahachohan, il signore della civiltà. Mancano pochi istanti al momento della luna piena e tutti gli occhi si voltano in alto. Nel cielo blu appare un punto di luce che si avvicina lentamente. Ingrandisce, diventa sempre più abbagliante finché appare la figura radiosa del Buddha, seduto nella posizione del loto, con la veste giallo zafferano e la mano destra alzata in segno di benedizione. Raggiunge il punto al di sopra della roccia, adombrando i tre che adesso sono prossimi ad essa. I maestri si inchinano a mani giunte, mentre noi e i presenti ci prostriamo con la fronte a terra. In questo preciso momento il Buddha trasmette al Cristo l'energia della volontà che viene da lui ricevuta e trasformata in volontà di bene. A questo punto il Cristo prende dall'altare la coppa piena d'acqua
e la alza per qualche minuto al di sopra della testa. Dunque la ripone di nuovo sulla roccia e allora il Buddha solleva ancora una volta la mano destra in atto di benedizione e scompare lentamente nello spazio. L'acqua benedetta viene distribuita agli iniziati e ai presenti che si allontanano con il loro prezioso carico, tornando con forza rinnovata a riprendere un altro anno di servizio. Rifocalizziamo la coscienza come gruppo e insieme recitiamo, al termine di questo rituale sacro e santo, in questo centro di tutto l'amore io sto, da questo centro io, l'anima, voglio espandermi, da questo centro io, colui che serve, voglio lavorare, possa l'amore del sé divino espandersi nel mio cuore, attraverso il gruppo e nel mondo intero. Ed ora recitiamo la grande invocazione come ultimo atto di questa cerimonia. Dal punto di luce entro la mente di Dio affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Bene, vi ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione e arrivederci al prossimo Vesak.